A Villa Spinola le ore passavano e i volontari aspettavano, pazienti. Io cercavo di capire cosa fare. E forse c'era qualcuno a cui chiedere un consiglio. Ma cosa vuoi ancora? Stai sempre a guardare te? No, e io... Vi volevo soltanto chiedere scusa per prima, con vostro marito. Non è che era colpa mia. So tirare di spada meglio di lui. Dovrei rinunciare ad usarla solo perché non ho la barba. Me la dipingo la barba. Certo. Vi sta pure bene. Come ti chiami? Corrado Paternò. E voi? Rosalia Momasson. Sei insieme a Pilo? A chi? A Rosolino Pilo, il vostro patriota. Quello che ha raccolto tutti voi volontari siciliani. Com'è che non lo conosce? Perché io non sono un patriota. Sono venuto soltanto per portare delle informazioni. Vi è rimasta una sciocca un po' più lunga, dovreste... Grazie. E adesso che le informazioni le hai date, cosa ci fai ancora qui? I Borboni hanno interrotto tutte le linee con la Sicilia. Io vorrei tanto tornare a casa. Bene. Tu l'hai avvisato, Carini, che a te serve solo un passaggio in Sicilia. Una volta sbarcati te la dai a gambe e ci abbandoni, sì? No, aspettate, io... Tranquillo che non dico niente. A noi serve gente che darebbe pure un braccio per combattere. Quelli come te fanno solo danni. È meglio anche per noi se te ne vai, credimi. Guarda loro. Loro si faranno ammazzare pur di fare l'Italia. Volontari! Si parte! Riccardo, ma sei impazzito? Cosa ti importa di andare a combattere con Garibaldi? Beh, hai sentito cosa gride, no? Per l'Italia e per Vittorio Emanuele. Io vado a controllare che il nome del nostro re non venga usato a sproposito. Non è vero. Tu ti stai imbarcando per quella lì. La guerra è dura. Se succede qualcosa di piacevole, si combatte meglio. Ma dove state andando? Non vorrà farlo imbarcare. La mamma è morta, non potevo mica lasciarlo a casa da solo, no? Il Garibaldi ha detto niente donne e bambini. Io non sono un bambino, ho 12 anni. E poi se non viene lui non vengo neanch'io. Abbiamo altri medici. Sì, li ho visti. Dottorini freschi di laurea. Qua siamo in guerra. E ci vuole un chirurgo esperto. Avanti, salite. Ehi! Ciao! Maru, dov'è tutta sta gente? In Sicilia a combattere con Garibaldi. Sicilia, eh? Cosa andava a fare in Sicilia? In gita. La conosci la Sicilia? Sole, mare, buona cucina, merita. Ma dopo che? Che cosa volete? Stiamo cercando un ladro. Ma guarda, state cercando un ladro. Credete di fermarci con questa scusa? Qui non ci sono ladri. Qui ci sono soltanto patrioti che vanno a combattere al posto vostro. E ora dicono addio alle loro famiglie, perché sono pronti a morire per fare l'Italia. Diteglielo al vostro re. Dovrà faticare il generale per mettere in riga questa accozzaglia. Non crede? Permette che mi presenti? Marchese Riccardo Ghiet, maggiore di cavalleria di Sua Maestà Vittorio Emanuele. Piacere.